Amici carissimi dell'Umbria Verde di Giada, salve a tutti. Mi trovo presso il tiravolo di Umbria Verde qua a Massapartana e qua al mio fianco ho veramente un campione al top, campione italiano, Elia Sdrucioli. Dal settore giovanile lui è passato subito alla nazionale italiana di skeet. Elia, che devo dire? Oltre a farti tanti complimenti, vorrei sapere i tuoi titoli, perché sicuramente ne avrai vinti moltissimi. Allora, innanzitutto ciao a tutti. I miei titoli iniziarono a farsi valere nel 2017, quando vinsi la prima Coppa del Mondo con record del mondo, e poi susseguirono un secondo posto all'Europeo, prima squadre, secondo posto mondiale e prima squadre. Questo è il 2017. Come 2018 abbiamo partito subito con una Coppa del Mondo a Sydney, che ho fatto un quarto posto, ma per colpa di tanto fuso orario, tanto stress e tanto caldo, perché erano 42 gradi, e un quarto posto, comunque una medaglia di legno portato a casa, ma ci sta. Poi dopo mi sono ripreso, abbiamo fatto primi a squadre all'Europeo, primi nel mix team, io non sono entrato in finale per un piattello, e poi dopo la gloria è arrivata al mondiale quando ho fatto primo assoluto. Elia, quanto è importante il tiro a volo? Il tiro a volo vi posso garantire che a me mi ha dato 10 anni in più di vita, perché soprattutto sullo sviluppo e sulla crescita ti fa veramente capire quali sono i valori, ma non solo dalla parte quelli che sono tangibili, quelli che sono, si possono toccare, soprattutto anche fanno capire i genitori, i nonni, gli amici, quali sono giusti, quali sono sbagliati. Comunque, per l'età che ho, mi ha fatto aprire tantissimo la testa, e di questo sono molto, ma molto, molto felice. Ringraziamo Elia Sdrucioli. Vi ricordo ancora che questo ragazzo ha questa tenera età, il passaggio dal settore giovanile alla nazionale italiana di skeet. Ultima domanda, Elia, gli obiettivi che ti stai prefissando per questo 2019-2020? Vabbè, comunque essendo una nuova recluta della nazionale sono più piccolo e sicuramente punto a fare i podi alle gare nazionali, per poi, con la speranza che il CT veda qualcosa di bello in me che mi porti a una Coppa del Mondo. Comunque noi la carta olimpica la puntiamo, e puntiamo anche un Tokyo, anche se sono più piccolo, però mai mollare. E quindi un grande in bocca al lupo. Crepi.